Finalmente abbiamo le date definitive oltre le quali non sarà più possibile accedere allo scambio sul posto. Scopriamolo insieme. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. In questo breve video vi racconterò l'ultima novità che riguarda la fine dello scambio sul posto per gli impianti fotovoltaici. Si tratta di una novità per tutti gli impianti di nuova costruzione che hanno ancora solo un paio di mesi per poter attivare una convenzione SSP, ma andiamo con ordine. Per chi non lo sapesse, è da 2021 che si parla di fine dello scambio sul posto. Per anni è stata una mezza bufala, poi pochi mesi fa l'autorità per l'energia ha iniziato a prendere i primi provvedimenti concreti in tal senso. Come primo passo, ARERA ha stabilito una scadenza di 15 anni per tutte le convenzioni SSP, sia esistenti che nuove, mantenendo comunque la possibilità di accesso dei nuovi impianti alla stessa convenzione. Trovate tutti i dettagli di questo primo provvedimento in quest'altro video. Quindi, fino a pochi giorni fa sapevamo solo che una convenzione di scambio sul posto può essere rinnovata per un massimo di 15 anni. Da mercoledì scorso, invece, sappiamo il giorno in cui non sarà più possibile accedere allo scambio sul posto. Infatti, mentre tutto il mondo del fotovoltaico italiano era concentrato in quel di Rimini per la fiera Key Energy Transition Expo, è arrivato il nuovo capitolo della lenta agonia di questo incentivo. Il 5 marzo, primo giorno di fiera, l'autorità per l'energia ha pubblicato la delibera 4 marzo 2025 numero 78 2025 REFR. Dal titolo Disposizioni in relazione alla conclusione del regime di scambio sul posto ai sensi dell'articolo 9,2 del decreto legislativo 199/2021. Che dice di così importante questa delibera? Va a modificare il testo integrato per lo scambio sul posto, il TISP, aggiungendo due frasi alle condizioni per l'accesso al servizio di scambio sul posto, tanto semplici quanto impattanti. La prima nuova condizione è che l'impianto di produzione deve essere entrato in esercizio entro il 29 maggio 2025, mentre la seconda stabilisce che l'istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al GSE non oltre il 26 settembre 2025. Eccole qua le due date da ricordare per tutti gli impianti in corso di attivazione che vogliono accedere allo scambio sul posto. 29 maggio 2025 è la data ultima per attivare l'impianto, cioè per arrivare alla fine della pratica di connessione con e-distribuzione o con l'altro gestore di rete di zona ed effettuare la messa in esercizio ufficiale con tanto di verbali, mentre la seconda data è il 26 settembre 2025, che è la data ultima per inviare la richiesta di convenzione SSP al GSE, sempre per gli impianti che hanno rispettato la data precedente. Mancare anche solo una delle due date vi farà perdere la possibilità di attivare per il vostro impianto fotovoltaico il servizio di scambio sul posto. Calendario alla mano, facendo una botta di conti, considerando le tempistiche standard di una pratica di connessione, se prevedete di fare un iter semplificato di connessione dovreste iniziare al massimo entro la prima settimana di aprile per poter essere abbastanza sicuri di restare nei tempi. Se invece parliamo di iter ordinario, mi dispiace dirvelo, ma non c'è più margine di sicurezza per essere sicuri di poter accedere allo scambio sul posto, perché per tutte le pratiche avviate dalla prossima settimana in poi la possibilità di allacciare entro il 29 maggio cala giorno per giorno. Ci tengo però a ricordarvi che non è la fine del mondo. Anche senza accedere allo scambio sul posto, il fotovoltaico rimane conveniente, semplicemente avrete un regime commerciale diverso per valorizzare l'energia immessa in rete, che è il RID, il ritiro dedicato, meccanismo a cui accedono già migliaia di impianti fatti col super bonus. In più, se può esservi di consolazione, il GSE ha già ventilato l'intenzione di accorciare drasticamente le tempistiche per chi riuscirà ad attivare la convenzione per tempo, quindi mi sa che ci saranno presto nuovi aggiornamenti sul tema della fine dello scambio sul posto, con una riduzione drastica delle tempistiche di validità delle convenzioni. Probabilmente sarà deciso un anno in cui tutte le convenzioni saranno traslate direttamente sul ritiro dedicato. Se volete che approfondisca il confronto tra SSP e RID, fatemelo sapere nei commenti qua sotto e ovviamente iscrivetevi al canale per ricevere la notifica quando usciranno i prossimi video. Nel frattempo, se vi siete persi le puntate precedenti dell'epopea dello scambio sul posto, vi consiglio di andare a vedere questo video. Se invece volete più informazioni sul meccanismo del ritiro dedicato, lo trovate spiegato in quest'altro video. Grazie come sempre per l'attenzione, un saluto. andreapiccinelli.net